Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovissimo video di AdottMe. Questa è la parte 2 del video che avevo già registrato non so quanto tempo fa, ma comunque che riguarda io che vado a scambiare lo Shadow Dragon Mega Neon. Vedo le offerte delle persone e se riesco a scambiarlo anche meglio, perché io non lo voglio tenere, voglio un Mega Bat Dragon. Ma prima di iniziare questo video, come al solito, vi ricordo di lasciare un bel mi piace, iscrivervi al canale e cliccare sulla campanellina per attivare le notifiche. Inoltre, giù in descrizione potete trovare un sacco di link utili, come il link per gli abbonamenti al canale, il link al mio gruppo Roblox e il link al mio server privato. E vi ricordo che nel mio gruppo Roblox, nella sezione negozio, trovate anche il mio merch nuovissimo di Natale, che è stupendo. E se siete interessati, se anche voi volete far parte delle seguite da squad, mi raccomando, andate a guardare i link giù in descrizione. Siamo entrati su AdottMe adesso, cioè sono appena entrato in un server delle caverne. Ci ho messo tipo, non lo so, 20 minuti a entrare, veramente. Allora, ho già registrato un video per quanto riguarda il Mega Shadow, tra virgolette flop, perché non ho trovato nulla di che. Cioè, ho trovato uno che mi offriva il Mega Bat Dragon, tipo degli ad neon, un po' così, però tipo il T-Rex neon non mi piacevano. Ok, un server ricco e vi prego. Mi prego, sì, vedo uno Shadow Dragon Mega. Quindi suppongo siano abbastanza ricchi questi tipi, no? Adesso io mi metto qua e scrivo il mio solito messaggino. Sì, io qua vedo uno che ha uno Shadow Dragon Mega. Per chi si è perso le puntate precedenti, io cerco di scambiare questo Bat per un Bat Dragon Mega e degli altri decenti. Il problema qual è? Non molte persone hanno il Bat Dragon Mega. Chi ce l'ha magari ti fa degli ad un po' così. Quindi magari, molto molto probabilmente, nel video di oggi non riuscirò a scambiarlo. O magari sì, io questo non ve lo so dire, forse sì, forse no. Io comunque ci provo. Nel caso in cui, molto cosa molto più probabile, lo vado a scambiare per i cavoli miei, perché io gioco ad AdottMe. E ok, Anan, vediamo Anan cosa offre. Io sono stato molto specifico. Oddio no, zio, ho sbagliato. Sono stato molto specifico, cioè nel senso ho detto Megabat e ad. Vabbè, mi ha declinato, credo che non gli andavano bene gli ad. Io purtroppo di ad non voglio cavolate, cioè non voglio T-Rex Neon, non voglio... non lo so, no, non voglio cavolate, cioè voglio delle robe. Gavin. Avrà quello che cerchiamo? Non avrà quello che cerchiamo? No, sorry. Questo qua ci ha messo questo qua detto di offrire. Io purtroppo non ho niente da offrire, perché continua a capitare in server che non hanno la roba che mi serve. Vi giuro che stamattina uno mi ha offerto, forse l'ho detto anche nello scorso video, mi ha offerto una Mega Arctic Reindeer e un Mega Bat Dragon. Io in realtà ci sarei stato anche, però boh, non lo so. Ho detto no, voglio vedere le altre offerte, magari c'è qualcuno che mi offre di meglio, perché a me l'arena artica non è che piaccia molto. Allora, di sicuro non cambio server, perché a cambiare server ci vuole 25 minuti e io sto registrando da 2 ore e mezza video, quindi direi anche basta, cioè rimaniamo qua e stiamo ad aspettare che qualcuno con il Megabat, se c'è. Il problema è sempre quello, bisogna trovare qualcuno che intanto ha il Megabat e poi che ha degli ad decenti, cioè quindi non è semplicissimo. C'è gente che neanche ce l'ha il Megabat Dragon, quindi poi, come ho già detto più volte, io non ho eco fretta, cioè non è che se non lo scambio in questo video mi tiro i capelli e vado a scambiare, non, cioè ma no, cioè se non lo scambio amen, io comunque rimango qua online più che posso. Su questo server ad esempio aspetto che arriva gente, vedo le offerte, vedo un po' di cose. Ho presentimento che questo sarà un lunghissimo video. Questo server credo che tra tutti i server che ho girato, anche del video precedente, sia il peggiore. Non me l'aspettavo, ma ragazzi, è il peggiore, è veramente il peggiore. Non c'è nessuno che manda un'offerta manco a morire. Oh, where no here. Vabbè, comunque si chiama e ci ha inviato una richiesta. Quindi vediamo Mega Frost, che non è quello che sto cercando. Ne ho un giraffo, Mega Albino. Sicuramente non ha il Mega Bat Dragon. No, ed è anche under. Wow, ho visto una che ha il Mega Bat Dragon. Finalmente è arrivato qualcuno che ce l'ha. Sono sicuro che lei voglia scambiarlo, ma al momento non gli mando la richiesta, perché vorrei vedere se me la manda lei, perché poi non tutti sono disposti a scambiarlo, ecco, insomma. Vabbè, ma no, io provo a mandargliela, chi se ne frega, magari. Wow, mio Dio. Oh mio Dio, Raga, oh mio Dio, devo guardare. Oh mio Dio, non lo so. Forse è troppo poco. Ok, come la, è più o meno come la Mega Renna Artica. Ci vale uguale. Non so che fare. Oh mio Dio, mi piace un sacco questa offerta. Mi piace un sacco perché c'è la l'Awal Neon. Ma secondo me è un po' under, voi che ne dite? Gli proviamo a scrivere. Mi ha direttamente declinato, ma dove è finita? Ok, è lì, ma in realtà non era male come offerta, raga, non so che fare. Raga, non lo so se ho fatto male, non lo so veramente. Cioè, forse devo accettare quella cosa. Non lo so, non so che fare. L'accetto o non l'accetto, non lo so. Sapete che io amo le civette, quindi sono un po' tentato. Cioè, vorrei farlo. Proviamo a rimandare, riprovo a rimandare il trade a lei. E continuamente in trade. Però veramente io lo andrei quasi a fare. Cioè, secondo me me ne pentirò.
Esatto, secondo me dovrei farlo. Sentite, sapete che c'è? Prova a mandargli l'amicizia e gli dico se mi manda l'amicizia. Se non mi manda neanche l'amicizia, vabbè, ciao. E raga, sapete che c'è? Ci sto pensando. Forse è meglio che lo faccio sto trade. Secondo me dovrei farlo. Spero che non lo scambi in questi pochi secondi. Però vabbè, se lo scambia è destino che debba scambiarlo. Ma raga, è costantemente in trade. È costantemente in trade la tipa. Ma anche perché sto registrando da un sacco di tempo e quindi sono praticamente... Ok, lo faccio. Raga, lo faccio. Accetto, non importa. Cioè, secondo me è un buon trade. Poi non lo so. Sapete che io adoro i Megabat Dragon. Adoro. Oh mio Dio, lo sto per fare, raga. Non ci credo. Lo sto per fare veramente. Magari ci sto andando a perdere. Magari ci sto andando a perdere un pochino. Adoro i Bat Dragon. Lo sto aspettando da un po' per averlo. E secondo me è un'ottima offerta, raga. Vado ad accettare. 3, 2, 1... Raga, ti prego dimmi... Adesso se non accetta veramente. Ti prego. Ti prego. Raga, non sta accettando. Adesso flop. Io ero convintissimo. No, raga. Non ci credo. Raga, dai, mi ha declinato. Mi ha declinato. Mi ha declinato, non ci credo. Cioè, stavo per avere il Bat Dragon. Stavo per avere il Bat Dragon Mega e pure l'Owl Neo, che a me piace un sacco l'Owl. Non ci voglio credere. Raga, non è vero, non ci sto ancora pensando. Cioè, la civetta neon e il Mega Bat Dragon. Avrei preferito magari due civette neon, ma magari poi vado a chiedere troppo io sti punti. Però, cioè, veramente, mi ero illuso. Ero convinta che lo facesse. Vi giuro, ero proprio convinto che adesso lo fa. C'era un ragazzo super gentile che voleva darmi degli Albatross, credo si chiamino Albatross, ma veramente me li va a regalare fa perché sono uno youtuber. Ma gli ho detto, ma no, tieniteli. Sicuramente non mi segue, ma... Sicuramente non mi segue, è una persona casissimo che magari era qua e visto che c'era scritto YouTube nel mio nome e mi ha visto col Mega Shadow, quindi fa sì, io sono YouTuber, però vabbè, cioè non voglio prendere i pet a nessuno, ecco. O vediamo se la tipa ci ha pensato o non ci ha pensato, però la tipa, secondo me, ve lo dico io, lei non gliene frega niente perché io gli ho già inviato l'amicizia, ma lei non me l'ha accettata, quindi sicuramente lei non gliene frega un fico secco. È pieno di preppi qua, comunque vedo. Ecco che sono volato via. Mega squash vestito preppi. E ho visto anche qualcosa da preppi che non mi ricordo. Ah sì, c'era una col mega Shiba Inu. Quindi credo che anche lei sia preppi. Ovviamente la tipa con il mega Bat Dragon se n'è uscita. E non c'è più. Non so veramente se cambiare server o se rimanere qua. Non so veramente cosa fare. Sono passati, non so veramente quanti giorni dal video che avete visto qualche secondo fa voi, ma quello appunto dove andava a scambiare lo Shadow Dragon. E raga, story time, perché vi devo spiegare un po' di cose. L'ho scambiato ovviamente lo Shadow, anche se nel video non l'ho mostrato. Perché non l'ho mostrato? Perché ci ho messo un secolo, sono stato un sacco, letteralmente tutta la giornata. Allora, ho cominciato a registrare quei video alle 3 di pomeriggio circa e ho finito di registrare alle 5:30. Ho chiuso ad Otmi e ho detto basta, vado a letto perché non ne posso più. Alle 2 di notte circa, quindi fatevi voi il calcolo. Cioè, non so quanto tempo ho giocato ad Otmi, quasi 10 ore. È stato orribile. No, non per qualcosa. È stato orribile perché veramente sono tutta la giornata dentro server, tutta la giornata a cercare di scambiare sto Shadow Mega. E raga, ci sono riuscito, certo, sì, ci sono riuscito. Ma ho l'offerta. Vi devo far vedere l'offerta. Perché raga è penosa, è veramente penosa. E mi vergogno, sì raga, l'ho scambiato per il Bat Dragon. Finalmente ve lo posso far vedere perché non ne posso più. E qua, guardate che bello, è mega, mega Neon Bat Dragon. È mio sto pet, finalmente ce l'ho. Non ci posso ancora credere che io ho il mio Dream Pet qui davanti a me, versione mega. Cioè ho il mio Dream Pet alla versione massima. Ed ecco, è pure spuntata la notte giusto in tempo, così lo potete vedere, lo potete ammirare in tutta la sua bellezza. Raga, sono rimasto un po' deluso, me lo aspettavo più carino, però non mi voglio smontare le cose, cioè è bellissimo, ci mancherebbe. Però comunque niente, forse lo preferivo, ma no, in realtà mi piace mega. Non so perché, mi piace più quando è piccolino, vedete? Quando è gigante non lo so, mi fa un po' strano, non lo so perché, mi piace più piccolino così, come quando tipo c'era Jeff nell'evento di Halloween. Però insomma, ero così disperato che ho detto basta, erano le 2 di notte, ho detto adesso vado in un server, l'ultimo server. No, ho fatto della Thompson, adesso vi spiego anche la Thompson. E ho detto non ce la faccio più. Qualsiasi persona, cioè qualsiasi cosa mi inviano va bene. Qualsiasi pet, qualsiasi offerta mi facciano con un Bat Dragon la vado ad accettare perché mi sono altamente rotto. E raga, secondo me non ho fatto bene, però adesso vi faccio vedere un po' che cosa parlo. Allora, eccolo qua il famigerato train con Care Man.
veramente, cioè lui ci ha stravinto. Allora, ho scambiato il Mega Shadow per un Mega Bad Dragon, ovviamente, cioè quello palese, o per un Mega T-Rex, una Neon Albino e una Neon Turtle. Raga, veramente poco, perché dovevano aggiungermi altra roba, dovevano sicuramente addare, e poi potevo anche scrivergli tipo add, non so perché non gliel'ho scritto, raga, ero veramente stanco. E adesso io cosa sto facendo? Sto cercando di ottenere la civetta Neon. La vorrei ottenere Mega, ma anche se riesco a ottenerla Neon per il momento, a me va bene. E poi andiamo a vedere se riusciamo a ottenerla anche Mega. Ci farò dei video sicuramente. I prossimi video che porterò qui sul canale sarà io, anzi proprio quello che vedrete mi sembra lunedì, sarà io che vado a vedere se riesco a ottenere appunto una civetta Neon. Perché questa tipologia di video? Perché praticamente sto cercando di fare sempre delle tra virgolette win. Adesso vi faccio anche un po' vedere. Allora, quando ho scambiato, no, questo qua non c'entrava niente, non mi ricordo perché ho fatto questo coso. Ok, tipo qua ero con voi in un video di settimana scorsa e ho scambiato, o di questa settimana, non di questa settimana, i video news di questa settimana, ho scambiato l'albino Monkey Neon per questi pet, che in realtà è una vincita, però comunque sappiamo che l'albino Monkey Neon è più semplice da scambiare di questi pet sicuramente. Ma raga, secondo me ci ho fatto tipo del profitto. Infatti poi, guardate un po' cosa sono riuscito a fare. Ho preso il T-Rex, ho preso la Turtle, ho preso lo Snow Owl, non tutti quei pet che mi ha dato, ok? Tutti gli altri pet che mi ha dato lui, mi ha dato Dalmat, l'ho scambiato anche qua, però mi ha dato tipo Kirin Neon, Koi Carp Neon, mi ha dato altri pet, insomma, Neon. Non li ho scambiati tutti, ho scambiato solamente questi 4 pet, 5 pet. E raga, cosa mi hanno dato? Mi hanno dato un Parrot e una Tombstone, ok? Quindi per questo io a volte dico che per fare un upgrade dovete fare un downgrade, nel senso che io sapevo che in termini di, tra virgolette, cioè questi pet qua, sapevo che me li potevo giocare in qualche modo, ok? Perché se io mettevo in questo trade qua sicuramente solamente Neon Turtle, T-Rex e Neon Albino, secondo me lui non accettava, almeno avendo più pet, Mega e Neon, la gente è più propensa a fare scambio, ok? Ho notato questa cosa qua e ho ottenuto questi due pet qua, il Pappagallo e la Thompson, quindi già ci siamo portati avanti secondo me. Secondo me, perché raga, siamo passati da questo cose qua, cioè da siamo passati da Mega T-Rex Albino a Turtle Neon, siamo passati finalmente a Pappagallo e Thompson, che secondo me ci vale, cioè secondo me già ci stiamo alzando di livello. E alla fine ho scambiato anche ieri sera il Pappagallo. Per cosa l'ho scambiato il Pappagallo? Per questa roba. Secondo me un pochino anche qui ci ho perso, è stato un downgrade. Però raga, secondo me se raggruppo questi pet più gli altri pet che ho, secondo me possiamo, vediamo, magari riesco anche a riottenere, non lo so, adesso vediamo cosa riusciamo a fare. Il prossimo video di lunedì cerco appunto di andare avanti, ok? Sto cercando di fare questa cosa, voglio andare avanti e cercare di trarre tipo profitto con le cose finché non arriva una Neon Owl, che sarebbe un po', diciamo, il trade che avrei voluto fare. Cioè avrei voluto ottenere Mega Bad Dragon e Civetta Neon, ok? Quei due pet mi piacciono, quindi se avessi ottenuto Bad Dragon, Mega e Civetta Neon sarei stato più felice che quei pet là. Però raga, ve l'ho detto, ero disperato, quindi niente, insomma, ho dovuto farlo. Cioè no, ho dovuto no, ero io scemo, ho accettato perché ero disperato e volevo sto Bad Dragon Mega, e quindi niente. Tra l'altro anche perché sono tante ore, cioè raga, 10 ore di gioco. Cioè io non è che gioco solo tutto il giorno, cioè io devo fare anche altre cose, quindi non è che posso stare tutto il giorno. Cioè mi è andata di fortuna che ero libero quella giornata, però capite? Non posso stare tutto il giorno solo ottimi a fare scambi. Quindi che cosa sto facendo adesso? Sto cercando di fare un po' upgrade, no? È un po' un downgrade, perché il Pappagallo si sa che si scambia molto molto facilmente. Potevo chiedergli di addare ancora di più, però secondo me con questi pet qua e l'aggiunta dei pet che ho ora, perché vi faccio vedere anche un po' l'inventario. Allora, lui lo rimettiamo tra i preferiti, finalmente ve lo posso mostrare. È stato un incubo nascondervelo, che poi l'avete visto anche voi. Cioè, veramente, io a nascondere le cose non sono proprio capace. Insomma, abbiamo tutte queste cose qua da scambiare, raga, ve l'ho detto. Io non me ne frega più niente del tabellone, non me ne frega più niente di avere tutti i pet. Io voglio veramente avere i pet che mi piacciono, la Neon Civetta, la Mega Civetta in realtà, però anche la Neon Civetta mi piace un sacco, quindi voglio andare ad ottenerli. Questo qua è stato un po' un aggiornamento, un video aggiornamento dei pet che ho al momento. Ecco, adesso lui puzza, gli facciamo fare la doccia, così poi lo vedete bene. Insomma, è stato un po' un aggiornamento dei pet che ho, dei pet che sono riuscito a ottenere. Non pensavo di concludere così la serie Mega Bad Dragon, cioè pensavo si sarebbe tirato un po' più per le lunghe, insomma. Niente, questo raga. Ho il Mega Bad Dragon, è bellissimo, veramente stupendo. E sono immensamente grato e felice di averlo, perché è meraviglioso, è veramente bello, è il mio dream pet, è stupendo. Ok, concludiamo qua questo video, che secondo me sarà anche un bel po' lungo. Fatemi sapere voi cosa ne pensate sotto nei commenti. Vi è piaciuto lo scambio che ho fatto? Sicuramente no, perché è under. Ma vi è piaciuto
il Bad Dragon. Siete felici che ho finalmente il Bad Dragon? B, secondo voi, nei trade dopo, da quei tre pet, da Neon Albino, Neon Turtle e T-Rex Mega, adesso che sono passato a Parrot e Thompson, secondo voi ci ho guadagnato? Cioè, io la Thompson l'avevo scambiata per ottenere lo Shadow Mega. E a me piace tanto la Thompson, quindi sono felice di riaverla. Però fatemi sapere voi cosa ne pensate. Cioè, ho fatto bene? Ho fatto male? Potevo fare qualcos'altro? Fatemi sapere voi cosa ne pensate. Come al solito vi ricordo di lasciare un bel mi piace, iscrivervi al canale. E noi ci vediamo domani, raga, con un nuovissimo video, una nuova serie che inizio qui sul canale, che è quella di Bloxburg. Sono veramente emozionato, vado a registrare tra poco il video. Quindi noi ci vediamo domani e nulla. Ciao!